Bentornati sul mio canale, ci andremo a parlare del DLC di GTA 5, un nuovo DLC che uscirà il 15 settembre sulle console, esclusivamente sulle console next gen. Come la penso io? Ho letto dei post su vari siti che appunto confermano questa cosa. Ho letto dei commenti sotto dei post nei gruppi Facebook di GTA e tutto, dove ci sono persone felici, però sinceramente non tutti possono permettersi una PlayStation di nuova generazione per un DLC. Piuttosto allora dategli voi i soldi, visto che siete così tanti felici, e dite: ma tu non te la puoi permettere, ah, sfigato, così, ma cosa cazzo mi rappresenti? Ma cosa mi rappresenti? Ovvio, se uno non se la può permettere, cioè, dagli tuoi soldi. E poi, anche se uno se la può permettere, anche quante ne vuole, una fabbrica industriale, ma sinceramente, se uno non lo vuole comprare solo per quel DLC, perché lo fanno apposta, l'hanno fatto apposta, hanno fatto una stronzata a metterlo soltanto per quel DLC o altri futuri DLC, però cioè, la compro, è un DLC next gen, due DLC next gen, e così via. Dopo un po' mi rendo conto che cazzo di giocare a GTA, ci sono altri giochi, sì, però costano, anche il plus costa e tutto. Uno fa le scelte che vuole, anche se se la può appunto comprare, se ne può comprare due o tre. Però non potete dire così, meno male che l'hanno messo solo per next gen, ma l'ha fatta apposta, perché tanto ci saranno i polli che ci cascano, che la prendono. Dopo sicuramente si stancheranno pure di giocare a GTA, vanno su altri giochi, ma spendono anche il doppio, il triplo, vabbè, sono problemi loro. Ma sicuramente se i soldi si possono controllare in tale modo da non spenderli per una console di next gen quando fai le stesse cose anche su old gen, cioè alla fine è sempre quello il gameplay, non cambia. Cos'è? C'è la prima persona, ci sono i DLC, boom, finito, ma vai sempre in auto, spari la gente, fai deathmatch, run and gun, cioè sono sempre quelle le cose che fai su GTA, è uguale a quello che fai su PlayStation 3. Cioè, su old gen e next gen, non vedo quale sia la differenza. Cos'è la grafica? Comprati una TV, cioè la grafica è più bella, non è che cambia molto. Però se appunto uno si vuole controllare le tasche come meglio che può, perché non farlo senza essere insultato? No, invece ci sono le persone, no, ma per fortuna che l'hanno messo, ma ti stai in culo perché tu non te la puoi permettere, sei un poveraccio. Cioè, non ha senso, tanto ci saranno sicuramente i polli appunto che ci cascano, perché loro lo fanno solo esclusivamente per far comprare la console di nuova generazione e prendere la percentuale. È tutto incasso alla fine. Però sicuramente metti l'editor su PS3, ma non toglierlo su PS4, ma non togliere l'aggiornamento dalle old gen. Piuttosto fai uno con l'editor lì, bello carino per PS4, boh, ma esclusivo PS4, ci può stare, più potente e tutto, ma non togliermi gli DLC. Cioè, che l'hanno allora hanno messo le rapine, che sinceramente guardano una sega, perché sono missioni come altre, soltanto in ordine, sono più ordinate, non sono in tema. Però alla fine sono sempre quelle missioni, cos'è? Vai lì, ammazzi uno, consegni il pacco, boh, finito. Quello è. Quindi potevano risparmiarsi un aggiornamento che su old gen ha pesato molto, ovvero 1,3-1,6 GB, che sinceramente in pochi mo ci giocano alle rapine. Risparmiavano quello, mettevano questo qui nuovo, che magari pesa anche molto di meno, togliendo l'editor giustamente dalla PS3 e mettendolo su PS4 perché è più potente, ma ci può stare. Però non potete togliere proprio un DLC intero o altri DLC anche futuri da una console dove c'è già molta gente che ci gioca, ma c'è anche molta gente che è passata dalla next gen alla old gen di nuovo. Quindi non capisco quale sia il senso di fare un DLC soltanto per next gen ora, solo per fare soldi e basta. Boh, io la penso così, sinceramente, è una cosa che infastidisce, cioè delude. Che poi non servono soltanto per mettere le auto nuove, cazzi e mazzi nuovi, servono anche per fixare bug, anche se finiranno tra 10 anni di fixare bug, perché più aggiornamenti più vanno avanti più riescono, quindi non cambia nulla. Però fixi quei bug, fixi i glitch perché ti va voglia di fixare i glitch e via. Ma no, cioè non serve soltanto per le auto e l'editor, quello almeno può servire anche per altre cose. Solo che
se appunto su World Gen non usciranno più DLC, saranno bug su bug, cioè boh, esplode quel gioco, in poche parole. Non andrà più avanti e morirà come GTA 4. Chi è che ci gioca più GTA 4? Mo? Perché tutti passano a next gen, old gen muore, in poche parole, dai. Boh, se io penso così, poi ditemi la vostra nei commenti. Se il video, se appunto la pensate come me, lasciate un mi piace, almeno capisco in quanti ci pensano. E vabbè, dai, ci vediamo al prossimo.